Fabio, Mattia. Per me è più forte Fede. Per me invece il più forte è Vitto. Fabio. Mattias. Ramosel. Sei super forte, dicono. Boh. Il più forte sono io! Vederli tutti qui, questa è l'Accademia, con tutti questi piccoli atleti, è veramente una grande soddisfazione per me, perché io lavoro per queste cose, quindi sono poi, diciamo, le gioie più belle, insomma, vederli giocare, correre, felici e indossare questi colori, questa società, insomma, che sta facendo tante cose anche per loro. Quindi sono contentissimo e sono felice di essere qui in mezzo a loro. Arrivano dei bimbi di 5 anni a settembre che non sono ancora andati a scuola e quindi non conoscono le regole non solo di calcistiche, ma anche di vita, del vivere insieme, lo spogliatoio, del come comportarsi, di come venire al campo, con che materiale, e quindi l'aspetto educativo e delle regole di spogliatoio e di campo è determinante. E devo dire che con la frequenza e l'assiduità e la gioia con cui vengono i bimbi al campo, vuol dire che secondo me stiamo lavorando bene, perché sono sempre presenti e oltretutto quest'anno abbiamo avuto dei bei miglioramenti un po' in tutti i gruppi e quindi siamo molto contenti. Per loro è molto importante più che altro anche la figura dell'educatore, e poi soprattutto loro ti regalano tutti i giorni dei sorrisi, per cui è un'esperienza meravigliosa. Difensore? Ma come, scusa, non mi avevi detto che facevi l'attaccante? E che ruolo fai in campo? Attaccante, perché sono bravo anche in difesa e in attacco, tutte e due, quindi mi hanno spostato anche in difesa. Io delle volte faccio portiere e attaccante. No, spiegami bene questa cosa, come fai a fare il portiere e poi anche l'attaccante? Perché delle volte il mister mi mette in porta, ma io chiedo anche di stare fuori. E cosa ti piace di più, parare o fare gol? Parare. I tuoi compagni sono bravi o sei più forte tu? Sono tutti bravi, tutti hanno lo stesso livello, non c'è un più forte e non c'è un più debole. Questa cosa ve l'ha insegnata il mister o è un pensiero tuo? Pensiero mio. E poi io, insomma, sono sempre per giocatori ferraresi, anche se in Serie A bisogna fare dei ragionamenti diversi, insomma, quindi vedere così tanti bimbi poi, ripeto, piccolini ma veramente già in gamba, pronti proprio per grandi sfide, quindi mi fa un piacere enorme. Quindi, in definitiva, il più forte di tutti chi è? Meret! Oh,